Questo è il diario, questa agenda è l'agenda del 27, è l'agenda posseduta da Gustavo Roll in un anno cioè che si rifà ad un anno della sua vita, 1927, quindi Gustavo, essendo nato nel 3, aveva esattamente 24 anni, molto giovane, ma nonostante fosse così giovane, se noi l'apriamo esattamente al 28 luglio, comprendiamo che Gustavo Roll aveva raggiunto solo a quell'età uno dei momenti più importanti della sua vita, perché ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura. Girando il foglio non scriverò più nulla. Quando ha fatto questa scoperta, naturalmente come uomo giovane aveva tutto l'entusiasmo di un uomo giovane e quindi credeva di poter fare miracoli. E noi leggiamo scritto da lui, che lui aveva incontrato appunto a Parigi, sui Campi Élysées, una persona cieca. Aveva chiesto a questa persona l'ora, siccome questa persona non aveva risposto, in un secondo tempo Gustavo si era accorto che era cieco, avrebbe voluto guarirlo dalla sua cecità, avrebbe voluto fare il miracolo. Siccome il miracolo non si è verificato, di conseguenza, appunto perché è tanto sensibile, Gustavo è caduto in uno stato di prostrazione profonda. Da questo stato di prostrazione è venuto poi a soccorrerlo la madre, dicendo: è vero che tu non puoi fare il miracolo, non hai potuto fare il miracolo di guarire questo cieco, forse non ti è dato di fare miracoli, ma tu ugualmente puoi dedicarti al tuo prossimo, potrai comunque aiutarlo per quello che ti sarà dato di fare, per quello che Dio ti concederà. Incubi, incubi, e questo è chiaro perché dopo aver fatto questa scoperta naturalmente c'è una rivoluzione in lui, nel suo spirito, e quindi è logico che sia salito da incubi. È una pietra miliare questa agenda, per quello che c'è scritto e per le verità che lui ha raggiunto. Ed è anche una testimonianza che è rimasta a parlare di lui. Dopo un soggiorno di parecchi mesi nel mezzogiorno della Francia, eccomi ad incominciare un altro anno di esilio a Parigi. Ho lasciato il 104 bis di Boulevard de Voltaire. La famiglia del giudice Provençal, residente ad Avesnes, e sono disceso in rue Léonce-Reynaud, chez la baronne de Vavasseur. Porto ancor meco nel più profondo del cuore le rime di quei versi scritti nella fredda cameretta di un quinto piano, alla scialba luce di una lampada d'olio. La vita è un gran giardino dove tutte le cose fioriscono e si sfogliano, come fanno le rose, come fanno le rose. La primavera canta sul liuto suo d'argento le strofe che l'autunno disperderà col vento. E l'eco di quel canto ritorna in ogni cuore a lasciarvi il rimpianto di ogni cosa che muore. Molto importante in questo diario, mi scusi. È quello che documenta l'incontro con la persona che poi è stata la persona della sua vita, cioè Elna, persona che lui ha sposato nel 27 appunto, però l'ha incontrata a Parigi nel mese di maggio.
esattamente il giorno, nel mese di maggio. Ecco qui, il 20 maggio. Je me meurs d'envie de vous embrasser. Moi aussi. Le prime sono le parole di Gustavo, le seconde sono le parole di Elna, scritte su un tovagliolino, testimone del loro incontro al Café de Paris. Bellissimo. I due momenti più importanti forse della sua vita sono appunto avvenuti nel 1927, uno il 20 maggio e l'altro il 28 luglio. Poi, qui sono solo cose del mio grande amore. Elna, tutte pagine Elna, poi Elna che torna a Oslo e lui si sente di nuovo solo. Ecco, Elna parte per Oslo solo. Questa è l'entrata di Gustavo, della casa di Gustavo. L'entrata è a forma rettangolare. Nella prima parte, appesi alle pareti, ci sono i famosi papier peint. Ecco, questa è la seconda porzione dell'entrata di Gustavo. In questa seconda porzione si vedono altri soprammobili. Sullo sfondo il quadro incompiuto di Gustavo, c'è anche il magnifico pianoforte a coda. E questo è lo studio napoleonico, composto nelle vetrine c'erano tutti gli oggetti napoleonici. Il soffitto era stato dipinto dalla mano di Gustavo Roll ed è veramente splendido. Sul fondo di questo c'era una cosa che era molto cara a Gustavo ed era la scrivania del padre. Naturalmente ci sono sempre dei camini, questo camino è camino nella parte superiore, nella parte inferiore è stato adibito a libreria perché le librerie di Gustavo ci sono dappertutto nella casa. Da notare, qui vicino al c'è una cosa favolosa, c'è un orologio antico napoleonico. Questi fregi sono tutti napoleonici dell'epoca perché Gustavo, come sa, amava Napoleone. Questo è, sì, la casa di Gustavo era una casa soprattutto rappresentativa, una casa in cui la parte dedicata al pubblico, all'ospite, era valutata di più della parte privata. E quindi c'erano tre salotti dedicati agli altri. Allora, questo è il primo dei salotti ed è chiamato da lui stesso salotto della televisione perché da questa parte c'era la televisione e lui si sedeva su questa sedia e io mi sedevo su quella sedia. Questa stanza è la stanza in cui abbiamo vissuto di più, si può dire, perché si stava in questa stanza fin verso le 11, anche di più, e poi si passava invece nell'altra stanza perché Gustavo dopo le 11 cominciava a dipingere. Questa è la seconda stanza, la stanza si può dire più rappresentativa, la più grande dei tre salotti, quella in cui sostava con le persone che faceva venire a casa sua, esattamente su questo sofà. Lui sedeva su questa poltrona, le persone sedevano su questo sofà, se ce n'era qualcuno in più anche di qua, iniziava il discorso, amabilmente parlando, di varie cose, per mettere le persone a proprio agio, intanto lui cominciava a entrare nell'atmosfera e a indagare più a fondo la persona a cui si trovava di fronte e a cui doveva fare del bene. E poi, se lo riteneva necessario, in un secondo tempo si passava in questa ultima stanza, che era il salotto degli esperimenti. Questo è il salotto degli esperimenti.
Naturalmente su questo tavolo Gustavo ha fatto delle cose splendide. Sono legate al cuore, allo spirito e alla memoria di tante persone. In questa stanza, dato che era l'ultima dell'alloggio, era quella più riservata, quella in cui sì, tutti entravano in punti di piedi, lui stesso entrava per rimanere un po' in silenzio, più in silenzio che in altre. Si intravede solamente una porzione di tenda. Questa tenda contorna una porta che porta nello studio di Gustavo, che è stata la stanza più vissuta da Gustavo medesimo ed è la stanza che mi genera tanta commozione e tanti ricordi, tantissimi ricordi. Questa è la stanza in cui c'era, non si vede molto, ma si intravede ancora i pennelli di Gustavo, no? Allora, le sedie importanti erano questa sedia che lui posizionava di fronte al cavalletto dove tiene, e poi questa sedia che adesso è girata da questa parte, ma lui la girava e qui c'era il telefono. Ecco lo strumento di Gustavo, i pennelli e il telefono. Lui si alternava tra queste due sedie e per terra, in questo passaggio tra queste due sedie, c'erano sempre pennelli, ogni sorta di cose, e poi lui cataloghi che apriva, ecco qui non si vedono perché ci sono da questa parte, c'erano le rose, le sue modelle. E su questo splendido comò c'erano le fotografie di Franco Rol, che era il cugino da lui amatissimo, di cui mi aveva parlato molto, che a me sembra di averlo conosciuto, tanto ne ho sentito parlare da Gustavo. C'era l'immagine anche di Padre Pio, perché lui era molto devoto a Padre Pio. Quindi questa stanza è molto molto importante. Mi ricordo anche Gustavo che quando arrivava la primavera, da questa finestra si affacciava sull'interno, no, del cortile che è interno a tutto il condominio e ai condomini circostanti. E Gustavo sembrava che aspettasse proprio quel momento dell'arrivo delle rondini e mi diceva: sono arrivate, è arrivata la primavera. Mi sembra ancora di vedere queste rondini che fanno il giro intorno nel cortile. Tanti ricordi.